Bentrovati da Salvatore, benvenuti a Risparmio e Famiglia, l'appuntamento settimanale con la finanza, i mercati, le start-up e le PME innovative. L'importanza di Risparmio e Famiglia, perché nel nostro paese è difficile effettuare delle scelte di carattere finanziario. Noi non ci proponiamo di darti le indicazioni su come investire, ma ti offriamo l'opportunità di monitorare i tuoi investimenti. Lo facciamo con i quattro comparti più importanti, quello delle divise, quello del materie prime, delle obbligazioni e delle azioni, quella che si chiama analisi intermarket. Infatti, quando la moneta di Eurolandia si rafforza nei confronti della divisa stelle e strisce, compriamo a minor prezzo le materie prime. Ciò ha un impatto sull'inflazione che si abbassa e quindi il comparto azionario, quello che in genere storicamente rende di più, ha un rialzo. Ma come si sono comportati i mercati in questa ottava? Lo vediamo insieme dalla grafica. Ringrazio Pino per l'assistenza tecnica. Il cambio euro-dollaro, la moneta di Eurolandia si è indebolita nei confronti della divisa stelle e strisce, meno 0,48 a livello settimanale, e l'indebolimento dall'inizio dell'anno è di 1,64. Il cambio 1,088 che cosa significa? Che con un euro è possibile comprare un dollaro e 0,88 centesimi di euro, di dollari. Poi l'altra, vediamo invece qual è stato l'impatto sulle materie prime. Noi ci confrontiamo su due materie prime importanti, quello dei prodotti energetici, quindi vediamo il Brent, il prezzo quotato a Londra al barile, 158 litri di barile per dollaro, questa settimana ha avuto un incremento di quasi 4,79 punti, il che significa che le tensioni geopolitiche incominciano ad avere degli effetti anche sul costo del petrolio, il che ovviamente si scaricherà poi tra qualche mese sull'inflazione, e dall'inizio dell'anno il prezzo del Brent si è incrementato quasi 9,84 punti. Un altro elemento che seguiamo con attenzione nel comparto delle commodity è un bene rifugio, il metallo giallo. In questa settimana si è verificata una battuta d'arresto. La scorsa settimana aveva guadagnato quasi 4,50 punti, infatti dall'inizio dell'anno il metallo giallo si è incrementato di 5,01 punti. Questo è un po' il comparto. Abbiamo visto quindi che, avendo avuto un indebolimento dell'euro, andiamo a comprare a maggior prezzo le commodity. Ovviamente l'oro non è una commodity che serve per qualche cosa, ma è un bene rifugio. Ricordo che l'oro non dà cedole, ma ovviamente dà solo plusvalenze. L'altro aspetto che andiamo a guardare è un po' il mercato azionario. Quali sono stati gli impatti sul mercato azionario? Beh, dalla grafica partiamo dal basso, perché per la prima settimana dall'inizio dell'anno il FTSE MIB, l'indicatore delle 40 azioni più importanti del mercato italiano, ha un rendimento a due cifre, 10,17 punti, mentre dall'inizio dell'anno il Morgan Stanley Composite Index, l'indicatore che ci indica come si sono comportate le borse a livello mondiale, più 7,83%. Quindi, il che significa che il comparto azionario performa meglio di quello delle altre borse azionarie del mondo. Andando avanti poi con la grafica, vediamo insieme lo spread. Qui c'è da fare una considerazione molto importante. All'inizio dell'anno lo spread era 167, oggi è 123. Che cosa significa? Praticamente significa che il rendimento del nostro titolo di Stato, che è il titolo guida di riferimento, il BTP, 1 marzo scadenza 2034, ha un rendimento del 3,85%, e la differenza con il Bund tedesco, l'equivalente titolo di Stato per scadenza finanziaria, quindi 15 agosto 2033, si è ridotto a 2,37%. A riguardo poi c'è stata l'asta dei titoli di metà mese. Ne portiamo soltanto uno ad esempio, quello del buono ordinario del tesoro a scadenza annuale. Ha avuto un rendimento del 3,54%, in rialzo rispetto al 3,52% della missione di febbraio. Quindi vediamo come la curva dei titoli a breve si stia nuovamente rialzando, il che significa che gli effetti dell'inflazione si stanno facendo sentire. Quindi questo è un po' per quel che riguarda la prima parte di Risparmio e Famiglia. Quindi è emerso che
È importante avere una componente sul mercato azionario perché ha guadagnato il 10%, 10 punti percentuali all'inizio dell'anno, ma è anche importante posizionarsi sui titoli di breve termine perché stanno avendo un aumento. Mentre per quel che riguarda i titoli triennali a 7 anni e anche trentennali, si è avuto una riduzione dei rendimenti. Parliamo ora di un aspetto importante di risparmio famiglia. Parliamo del comparto ESG. Il comparto ESG è quel comparto delle azioni e delle obbligazioni che si confronta con quelli che sono i processi relativi al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento del sociale e della governance delle società. Il FTSE MIB è uno degli indicatori più importanti, lo vediamo dalla grafica, ha avuto una performance positiva 1,17% a livello settimanale e 8,88% dall'inizio dell'anno. Poi abbiamo l'altro aspetto, il BTP Green, che sono i titoli che hanno una particolare attenzione. Dalla grafica vediamo che i titoli sono quelli a più lunga scadenza, sono quelli che hanno avuto un andamento positivo dall'inizio dell'anno, ma tanto per essere, diciamo, performanti su quelle che sono le indicazioni del BTP Green. Il BTP Green è un titolo dove si occupa di transizione energetica, di fonti rinnovabili, di ricerca e sviluppo. Sono tutte attenzioni che vengono fatte in maniera strutturale. Quindi chi investe in questi titoli ha un'attenzione al green. Bene, questa è un po' la prima parte di investimenti degli investimenti. Quindi abbiamo visto come il comparto delle obbligazioni di medio termine sia andato abbastanza bene. Ora ci occupiamo di start-up innovative. Le start-up innovative sono un elemento importante nel nostro paese, non solo perché danno occupazione, ma anche perché si occupano di trasferire quella che è l'innovazione, la tecnologia dal mondo accademico all'economia reale. Ma quante sono le start-up nel nostro paese? Lo vediamo dalla grafica. Sono 12.957. Al 30, diciamo, rispetto alla precedente rilevazione, la Lombardia ne presenta 3.452. Quindi andiamo avanti con la grafica su quelle che sono alcune regioni che noi abbiamo preso in evidenza. Quindi il primo polo è la Lombardia, il secondo polo è la regione Lazio con 1.623, la Campania, il terzo polo italiano per numero di innovative 1.475. Poi per quel che riguarda la regione Puglia sono 551 divise sulle 5 province e in Basilicata sono 116. Dall'inizio dell'anno le start-up hanno un andamento negativo di meno 437. Le maggiori, diciamo, riduzioni si sono verificate nella regione della Lombardia, meno 258, in Puglia sono meno 19, mentre sono rimaste stabili nella regione Basilicata. Ma rispetto alla scorsa settimana c'è stato un dato positivo e dall'inizio dell'anno è la seconda settimana in cui abbiamo un numero di start-up iscritte superiore a quelle che vengono cancellate. Infatti la grafica ci mostra più 30 innovative rispetto alla scorsa settimana. Di queste abbiamo ovviamente la Lombardia che ne ha perse 4, il Veneto che ne ha più 7, la Campania più 6, la Puglia, la Sicilia, l'Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige ne hanno iscritto 3 in questa settimana. Vediamo poi invece come sono distribuite le innovative nel nostro paese. Sono concentrate prevalentemente nel nord del paese, infatti vediamo che una su due è al nord, esattamente sono 6.633, pari al 52%, 2.685 sono al centro, pari al 20%, e 3.639% nelle isole e nel sud del paese, pari al 28%. Poi entriamo un po' più nel dettaglio, vediamo quali sono le start-up concentrate nella regione Basilicata. In totale ce ne sono 116, concentrate prevalentemente nella provincia di Potenza 91, Matera ne presenta 25. Qual è la distribuzione delle start-up nella regione Puglia? Sono, abbiamo detto, 551, 228 nella provincia di Bari e Bat, quindi Barletta, Andria e Trani, Lecce ne presenta 132, Brindisi 42, Taranto 50 e Foggia 39. È tutto per questa puntata di Risparmio e Famiglia. Come sempre, non perderti il nostro aggiornamento quotidiano sull'economia e per un futuro finanziariamente sereno e indipendente, l'appuntamento con te è con la prossima settimana.